Cari lettrici e cari lettori, io sono Andrea Antonuccio, direttore della Voce Alessandrina, e anche quest'anno vi do il benvenuto o il bentornato, se già ci conoscete, a Noi con la Salve. Una serie di appuntamenti, 5 più 1, che ci accompagneranno durante l'ottavario della nostra patrona. Dopo aver attraversato metaforicamente la nostra cattedrale con le puntate dello scorso anno, oggi proviamo ad affrontare un tema delicato, quanto mai attuale, e che ci tocca da vicino, il tema della guerra e della pace. In queste serate proveremo a capire che cos'è la guerra e soprattutto che cos'è la pace. Pace non vista soltanto come un intervallo tra due conflitti, ma come condizione personale e dunque anche comunitaria che ci permette di vivere cristianamente il rapporto con noi stessi, con gli altri e anche con il Padre Eterno. Il nostro ospite di questa sera non ha bisogno di presentazioni, perché abbiamo con noi Fabio Marchese Aragona, vaticanista del gruppo Mediaset, di News Mediaset, per il quale cura anche Stanze Vaticane, la rubrica della domenica. Fabio Marchese Aragona lo conosciamo tutti perché ha intervistato per ben due volte, nel 2021 e nel 2022, Papa Francesco, due interviste televisive che hanno veramente fatto il giro del mondo. E ha scritto un libro che è uscito in questi giorni. Questo libro, vi leggo il titolo esatto, Esorcisti contro Satana, faccia a faccia col demonio, di PM. Ecco, in questo libro c'è anche un'intervista esclusiva a Papa Francesco. Dal momento che noi in questo ottavario vogliamo parlare della lotta tra bene e male, ci è sembrato interessante chiedergli qualcosa di più, cominciando proprio dal suo libro. Intanto buonasera Fabio e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ovviamente il tema si presta benissimo perché si parla nel libro di questa lotta tra il bene e il male, la lotta tra Dio e Satana, se vogliamo essere più precisi, e si raccontano appunto delle storie raccontate in prima persona dalle vittime che hanno vissuto sulla propria pelle la possessione diabolica, ma anche dal punto di vista degli esorcisti che lottano quotidianamente contro il demonio, rimanendo però nascosti, senza cercare le luci dei riflettori. E quindi si va a toccare proprio questa lotta tra il bene e il male, che ormai è una lotta ovviamente che risale alla notte dei tempi, e ne parliamo proprio per aprire gli occhi e far capire che purtroppo ci sono anche degli aspetti negativi, la gente può andare incontro al male se percorre certe strade che portano ovviamente alla distruzione, come peraltro dice anche il Papa. Il Papa ci mette in guardia tutti i giorni dall'azione del maligno, dicendo che spesso entra anche per le tasche dei pantaloni, nel senso che se siamo attaccati al denaro, se siamo attaccati al potere, alla corruzione, lì c'è lo zampino del demonio e quindi è il male che ha il sopravvento. Ecco, a proposito di questa lotta tra bene e male, nel libro c'è un capitolo che riguarda la guerra in Ucraina. E succede qualche cosa, c'è una sorta di battaglia contro il male non convenzionale, non fatta con le armi classiche. Di che si tratta? Sì, è un aspetto molto particolare che potrebbe lasciare anche a bocca aperta, però bisogna fare una premessa. Parliamo della Chiesa ortodossa ucraina, in quanto Chiesa ortodossa vive in modo diverso rispetto alla Chiesa cattolica romana, e la cultura lì è ben diversa rispetto alla nostra, e quindi succede questo, che è scoppiata la guerra in Ucraina ormai da anni, dal 2014, noi conosciamo soltanto l'ultimo anno di guerra, che è l'attacco proprio della Russia, e il vescovo di una diocesi ha chiesto a tutti gli esorcisti della sua diocesi di pregare quotidianamente la preghiera e il rito di esorcismo sui territori in guerra e anche verso il presidente della Federazione Russa. Perché? Perché a loro dire ovviamente il demonio è in azione anche lì, e quindi questi esorcisti quotidianamente si riuniscono e pregano l'esorcismo, fanno degli esorcismi sui territori, sulle persone,
e anche nei confronti di Putin per allontanare il demonio. Siamo su quel livello lì, la lotta tra il bene e il male, stiamo parlando proprio di questo. Proprio da un punto di vista metafisico, per loro è importante compiere questo gesto proprio per allontanare il male da quella terra che sta soffrendo. Ebbene, anche noi qui ad Alessandria, per la nostra patrona, la Madonna della Salve, chiediamo protezione contro il male. Io ho ancora una domanda per Fabio Marchese Ragona, è una domanda legata all'attualità. Stanno emergendo nuovi particolari, nuove testimonianze relative al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi e alcune vanno a toccare un santo, un papa che amiamo tutti, Giovanni Paolo II, sul quale tra l'altro Fabio Marchese Ragona nel 2014 ha realizzato un documentario televisivo. Ecco, io senza entrare nel merito delle cose però chiederei a Fabio Marchese Ragona se qual è il suo giudizio, perché ci sembra proprio che anche l'informazione, lui è un giornalista molto bravo, molto professionale, però a volte sembra che anche l'informazione, come dire, non faccia il gioco del bene, oppure è solo una mia impressione? Sì, il Papa al Regina Coeli di domenica è stato molto diretto, ha parlato di illazioni che offendono la memoria di Giovanni Paolo II. Ovviamente sullo sfondo c'è tanto dolore per la scomparsa di una ragazza 40 anni fa, nel nulla, non c'è una spiegazione. Ovviamente i toni si sono alzati. Quello che serve secondo me adesso è ristabilire un po' la pace, la tranquillità, trovare un punto d'incontro per parlarsi, per andare avanti su questa inchiesta che ha voluto il Papa. Il Papa ha voluto che si faccia luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. È stato tirato in ballo Giovanni Paolo II perché questo sedicente membro della banda della Magliana ha insinuato il sospetto su Giovanni Paolo II che chissà cosa facesse. Ecco, secondo me la cosa che bisogna fare è andare avanti, ristabilire un po' i rapporti tra la famiglia Orlandi, la Santa Sede, andare avanti con l'inchiesta, perché tanta gente, tanti fedeli pretendono la verità sulla scomparsa di questa cittadina vaticana. Bene, allora con queste parole mi sembrano molto equilibrate di Fabio Marchese Ragona, lo ringraziamo di cuore per essere stato in nostra compagnia e noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Grazie ancora. Grazie. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata, ma prima di avviarci alla chiusura, permettetemi di ricordarvi gli appuntamenti dell'Ottavario per la Madonna della Salve. Durante la settimana alle ore 8.30 e 10 la Santa Messa, alle 17 il Santo Rosario e i Vespri con l'adorazione eucaristica, alle 18 la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo e alle 21 il pellegrinaggio delle unità pastorali. Questa sera in particolare ci sarà l'unità pastorale degli Spalti. Domenica 30 aprile alle 10.30 la Santa Messa Pontificale, alle ore 16 i Vespri e la processione per le vie della città, mentre lunedì 1 maggio alle 10.30 la Santa Messa e la riposizione del Venerando Simulacro. Vi invito a seguire gli appuntamenti sul sito e sui social della Diocesi di Alessandria, oltre al numero WhatsApp al quale potete mandare un messaggio per ricevere tutti gli aggiornamenti e le informazioni. Ovviamente troverete sul numero di voce alessandrina di questa settimana, ma anche su quello della settimana successiva, tutti gli approfondimenti sull'Ottavario della Salve. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito in questi 5 appuntamenti e augurarvi una santa processione della Madonna della Salve domenica 30 aprile.